Salve a tutti e bentrovati in questo nuovo video. Quelle che state vedendo scorrere sullo schermo sono le sequenze di un benchmark di un gioco che si chiama X, faceva parte del bundle dei giochi dati a corredo con le macro stick. Quella a bordo di questo Pentium 120 è una macro stick del 1996, la cosiddetta macro stick 170 con RAM DAC a 170 MHz, contrariamente alla più potente rilasciata l'anno successivo con RAM DAC a 220. Potete notare subito questa grafica che somiglia molto al rendering software, ma non la è. Queste informazioni ve le posso trasmettere anche grazie ai consigli di un amico appassionato, il solito, che saluto e ringrazio di cuore per tutte le dritte che mi dà, che mi fanno sempre più appassionare a questo mondo dei primi acceleratori 3D. È un'accelerazione 3D priva del filtro bilineare, del bilinear filtering, a differenza di quella fornita ad esempio dalle 3DFX Voodoo 1. Quindi somiglia quasi a un rendering software, ma è più raffinato grazie alla qualità dei colori e all'uscita VGA di Matrox, che è inconfondibile, dava un senso veramente a questa scheda. Ora vedremo anche altre sequenze con altri giochi più famosi e più conosciuti di questo. Ho voluto introdurre il video in questo modo, un video che era un po' lunghetto, ma mi è presa la passione di queste schede, di queste Matrox, perché per me la qualità dei colori fornita dal processore grafico di questa gloriosissima casa canadese non ha eguali. Quindi io direi di sospendere questa demo e di passare a farvi vedere qualche cosa. Vediamo scorrere le immagini e sto giocando, come avete visto dall'anteprima, Tomb Raider 1 con la patch per la Matrox Mystique. Niente da invidiare a 3DFX, sì, la mancanza del filtro bilineare dà qualche pixel in più nella grafica, ma la resa cromatica della Matrox è veramente fenomenale. Prima volta l'ho giocato e terminato così. In questo punto è possibile apprezzare ancora meglio la qualità e la resa grafica ottenuta nel gioco grazie alla patch. Eccoci in uno dei segreti del primo livello. Vedete, spettacolare. La nostra buona Matrox Mystique, questa versione del 1996, ripeto, a 50 MHz sul processore grafico e 75 sulle SG-RAM, ci consentiva di giocare anche al secondo capitolo della saga di Tomb Raider. Molto belli i primi due titoli di Tomb Raider. Il secondo era anche più interattivo, si poteva interagire anche con degli oggetti, dalle moto slitte ai motoscafi, qui però la porta non si è aperta. Quindi sembra rendering software, ma non lo è. È qualcosa di un po' più complesso e cromaticamente molto più bello da vedere. Quindi per gli amanti dei pixelloni questa scheda non la consiglio, ma la straconsiglio. Tra l'altro si trova anche a prezzi del tutto abbordabili. A defense of the Lord.
just night, Bravo 3, I've got me. I'll evacuate her now. I'm targeting System Savage. I'm in bad shape. Ma se c'è un titolo che ha reso questa scheda iconica, questo è MechWarrior 2. Uscito nel 1995, dato in bundle in questa versione ottimizzata proprio per la Matrox Mystic nel 1996 con la sua prima versione con 170 MHz di RAM DAC, quella a bordo di questo Pentium 120. Con questo titolo siamo agli albori del 3D e io mi ci metterò per pochi minuti, tanto per concludere il video, cercherò di capire cosa devo fare in questa sorta di mini tutorial. Mi ricordo che con C potevamo cambiare la camera, tanto per farvi vedere un po' com'era la grafica, che è la cosa forse più interessante. Anche qua siamo molto simili al rendering software, però no, stiamo usando l'accelerazione della Matrox Mystic del titolo appunto ottimizzato. Ce n'erano anche altri, ho altre demo, ma magari le vediamo in un prossimo video. Con questo primo video ho voluto introdurre un po' a questa scheda, introdurre a questo mondo che mi sta veramente affascinando un sacco. Siamo era pionieristica del 3D, vi garantisco che per quel periodo questi filmati che vedete scorrere sul monitor attraverso queste mie amatoriali riprese erano veramente una cosa che dava entusiasmo e voglia di mettersi a giocare, voglia di assaporare il primo 3D. Io direi di chiudere qua questo video, fatemi sapere nei commenti se lo avete gradito, sono video attraverso i quali spero di trasmettervi questa mia passione per questo periodo hardware, per me molto affascinante e con un non so che di storico per gli amanti dell'hardware informatico e del gaming PC soprattutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e cambiando di nuovo visuale, vi do appuntamento al prossimo video. Vi saluto e grazie.